Ciao a tutti ragazzi, sono Mazzetesse e oggi giocheremo una partita a Zero AD. Ho avuto dei problemi con il computer, non so se avete visto sulla pagina Facebook, perché ho dovuto riformattare la partizione del mio sistema operativo principale con Triskel e quindi devo ancora reimpostare un sacco di cose, devo rimettere a posto. In realtà credo che dovrò fare un'altra formattazione. E quindi non avevo i backup dei dati per poter registrare una nuova puntata di Flare. Avrei dovuto ricompilare il tutto, eccetera, eccetera. Quindi ho detto proviamo a fare una partita così veloce a Zero AD, eccetera, eccetera. Innanzitutto, come vedete, qua c'è la schermata iniziale con le varie opzioni. C'è Learn to Play, che in realtà non è un tutorial, ma è una breve pagina di spiegazioni, insomma, con un collegamento anche al manuale online, qua vedete. Poi ci sono le partite in single player, che per ora c'è solo la possibilità di fare una partita a scelta e oppure caricare una partita, perché le campagne, come vi dicevo, non sono ancora state abilitate. Multiplayer, qua si possono fare delle partite in multiplayer. Tools and option, c'è solo l'editor di scenario. History, qua c'è tutta una roba interessante su tutte le varie civiltà. Questa è una versione un po' vecchia, perché quella che ho trovato nel repository e non è quella che ho scaricato dal sito di Zero AD. E boh, quindi facciamo una partita a nostra scelta. Vediamo, io ne farei una magari 2 versus 1, dato che non sono un granché forte e che è un sacco che non ci gioco, farei qualcosa di non troppo complesso, diciamo, e che non debba durare troppo tempo, altrimenti questo video poi durerà un sacco di tempo e non riesco a caricarlo. 2 versus 1, dovrebbe essere uno spazio da 3, c'è uno spazio da 3. Se no facciamo questo, proponeso, e ne disabilitiamo qualcuno. Facciamo Atene, Sparta e Corinto. Sì, mi piace. Team. Ah, no, non c'è la possibilità di metterli in team. Cos'è c'è? Ah, le configurazioni. Se no a sto punto facciamo così e metto due Scary di bot. Proviamo. Anche se temo che venga poi troppo facile. Però proviamo. Andiamo. Sperando tra l'altro che registri good morning. Mannaggia, sono davvero spaventati questi tizi. Non potrò resistere a un impero come il tuo. Allora, andiamo a farmare un po' di. C'è del cibo qua intorno? Allora, solitamente ci sono i cespuglietti, che però non ne vedo qua intorno, oppure la selvaggina. Se lo faccio che creare subito un campo di grano e fa più. Ah, cos'è della legna? Aspetta che uno la mando a prendere la legna. Non è andata, che cavolo? Vabbè, vai tu. Questi soldati possono essere utilizzati anche per svolgere dei lavori. Questi invece no. Come vedete possono solo combattere questi. Guardando la mappa, visto che noi siamo Atene, molto probabilmente in questa zona ci sarà Sparta, indicativamente qua ci sarà Corinto. Probabilmente. Da quello che si può intuire qua. Facciamo shift click per addestrare altri 5 popolani. Per iniziare a farmare un po' di risorse, insomma, di cui avremo molto bisogno, soprattutto adesso. Poi magari prendiamo un po' di pietra. Questo l'hanno costruito, sì, lo stanno già coltivando. Perfetto.
Ok, allora adesso qua ne mandiamo 4 a prendere la pietra. Lui la manda qua a prendere legno. Se lo faccio fare un altro campo di grano, piuttosto la soletta, sì. Questi sono degli opliti, questi che lavorano. No, non volevo lui. Oplite Sellenicos, ok. Faccio 5 di questi che costano cibo e legna. Quindi ora come ora va bene. Cibo ce ne sarà un sacco bisogno. Intanto devo vedere se per caso abbiamo del ferro qua intorno. Sì, eccolo qua. Perfetto. Le quattro risorse principali, come potete vedere, sono il cibo, la legna, la pietra e il ferro. La pietra serve più che altro per le costruzioni, il ferro serve per alcuni tipi di soldati, il legno e il cibo serve per quasi tutto. Ne mando 4 qua. E tu vai a raccogliere un po' di grano. Un'operita che va a raccogliere il grano. Voi state qua a difendere, perché se dovesse arrivare un attacco arriverebbe di qua. Ma tanto sono dei scheri di bot, quindi credo che non ci attaccheranno. Almeno non dovrebbero. Ah, sto iniziando a esaurire lo spazio. Infatti non me li fa fare. Quindi prendiamo voi due. Potreste costruire una casa. In compagnia, tutti e due uniti. Con amore. No, la tizia non va. Ti ha già tradito, guarda che schifosa. Amico mio. Ah, perché forse lei non è abilitata a costruire case. Sì. Perché loro forse possono costruire più edifici, vedete? Mentre le popolane possono costruire poca roba. Però, cioè, diamine, dai, un po' di comprensione, un po' di coraggio. Qua facciamo magari una barca da pesca intanto. Ploion Alieuticon. Le battaglie navali non sono ancora un granché, perché in realtà non ho mai visto dei bot nemici che costruiscono le navi e mandano ad attaccare le navi. E questo quanta popolazione ha uno mi occupa. Perfetto, quindi ci sta ancora là. Vai a pescare qua. Perfetto. Una cosa che secondo me dovrebbero implementare è il fatto di permettere di esplorare i soldati. C'era forse in Age of Empire, il fatto che c'era un comando e li potevi mandare a esplorare così ti scoprivano le zone della mappa, insomma. Oh, questo con sta casa ci sto mettendo delle ore, così quasi dovrei assegnargli altra gente. Pa, 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 pa. Dai, vai anche tu a aiutarlo, sennò qua non finiamo più. E questo cinghiale che cavolo sta facendo? Sta attaccando la casa, ma è scemo. Dai, dai, dai. Ma perché me lo dice che non è completato qua? Ma è attaccata dal cinghiale. Uccidiamo sto cinghiale. Scemo sto cinghiale. No, non prende la sua carne. Non la voglio la sua carne. Ma io non lo capisco, sti cinghiali del giorno d'oggi. Sta casa non la finiscono, scusa. Vabbè, se sono lenti a ripararla. Beh, sì che so io. Ah, fatto sta che comunque adesso ci è andato tutta sta bella gente.
Oh, che aggressivi, sono più aggressivi dei nostri nemici, sti cinghiali. Voi andate a soccorrere il vostro amico. Dov'è? Qua. Sta pure morendo. Andate in soccorso. E comunque questo gioco è tutto completamente libero, sia dalla parte software che dalla parte grafica e audio, diciamo. Sono la grafica e l'audio sono rilasciati sotto licenza Creative Commons. Quindi è un gran bel lavoro e come giocabilità è molto simile a uno dei più grandi giochi comunque. Dove sono andati gli altri? Ah, qua a massacrare il cinghiale. Ok, l'hanno ucciso. Adesso andate tutti via. Qua. Perfetto. E tu che sei mezzo morto. Aspetta che ti mando a raccogliere legno, va. Vai a raccogliere legno. Che ti fa sempre bene. Fa bene alla salute raccogliere legno. Voi potreste costruire intanto Train Heroes. Useless structure. Ecco questo è il tempio. Così possiamo curare il nostro povero soldato ucciso dal cinghiale. E tu fai un'altra casa. Sempre. Sempre case. C'è un'edificazione qua senza scrupoli. Tutti che se ne fregano dell'edilizia. Tra l'altro, vedete questi confini qua? Sono i confini dove si possono costruire delle strutture. Se per caso costruissi una torretta al di fuori dei miei confini della città, la torretta inizierebbe a subire del danno e subirebbe danno fino a che non si distrugge. Mentre all'interno non subisce danni, naturalmente. Questo è per evitare di costruire degli edifici troppo lontani dalla zona principale. Possono poi usare dei centri città per espandere la zona. Allora, abbiamo costruito il tempio, poi questi li mando a far legna. Facciamo legna, sì, dai. Ok, come non implementi diet? Ah, questa è una versione vecchia. Non c'è ancora la cura, quindi ne ho allenato uno per niente. Non ne ho. Ho costruito anche l'edificio per niente, vabbè. Chi se ne frega a sto punto. Allora, facciamo. Questo, non il porto, quest'altro qua. L'accampamento qua per i soldati. Che ci sta sempre bene. Poi potrei anche spedire questi uomini a fare un po' di esplorazione. Qua su a nord ci dovrebbe essere Tebe, ma noi l'abbiamo disabilitato questa volta, quindi. Allora, vediamo un po'. Qua è l'istmo, quindi ci sarà Corinto. Appena dopo l'istmo. Le mappe sono comunque carine, curate bene. Possono raccoglierle. Sì, perfetto.
Strano, dovrebbe essere nei dintorni, qua mi sto avvicinando a Sparta più che altro. Una colonna, cosa c'è qua? Sono delle strutture naturali quelle, dei ruderi, diciamo. Boh, guarda, torniamo indietro, in qua. Vedo questa zona, magari. Dopo devo ricordare che li ho mandati là. Questi qua no, solo voi volevo, scusa. Allora, prendiamo loro e mandiamoli a costruire qua, dai, tutti insieme, appassionatamente. Appassionatamente. Il legno purtroppo come sempre finisce in fretta. È una grande pecca. Qual è? Perché la pietra sta finendo come non so che cosa? Vedete tutti spaccare pietra. Ah, perché loro si sono messi a tagliare gli alberi. Chi ha detto di tagliare gli alberi? Boh. Hippeus. Podromos. Ma facciamo che fare 5, 5, 5, 5, 5. Ah, non ho abbastanza pietra, perché cosa? Per il signor Svendone Tess. Eccoli qua, vediamo se per caso non è da queste parti, ma mi fa strano, dove dovrebbe. Oh, delle piante da frutta qua. Ah, ecco qua il confine. Quindi Corinto è qua, vicino da queste parti. Ah, mi attaccano. Ah, ma non si sono neanche sviluppati qua, o sì? Scusate se mi mando al macello, ma voglio vedere cosa. No, non hanno fatto niente, questi erano troppo spaventati. Che cavolate, no, lo scary di botte non devo più farlo. Perché questo lo distruggo subito adesso. Una partita brevissima. Dai, uccidetene un altro almeno. Ok, dai, ne restano solo due. Due contro due. Uccidete questo, non avvicinatevi troppo là che vi lanciano le frecce. Contro questo, contro questo. Niente, vabbè. Adesso sparo tipo questi. E li radiamo al suolo completamente proprio. Non hanno niente, nessun edificio. Lo scary di bot forse più che altro per fare delle prove. Ci sono varie differenze per i bot, diciamo, perché ne sono stati implementati pian piano. Cambiamo. Così. No, non cambiano. Boh. Vabbè, andate qua ad attaccare. Ma questa è una versione vecchia. Avrei dovuto scaricare quella. Ah no, l'hanno cambiata la linea, sì. Solo dopo che gli ho cambiato l'ordine, però. Contro le povere donne. Non voglio nessun prigioniero.
Ok, niente, solo lo rado al suolo. Ma è Tebe questo, cosa c'entra? Perché Tebe? Tebe non l'avevo mica messo. Avevo messo Corinto e Sparta. Va a sapere. Che Dio me ne combinano qua. Allora questo li mando a esplorare. Chissà che so io. Ma comunque Corinto, scusa, doveva essere là. Dove? Boh. Ah, questa è l'Alfa 9. Rilasciata il 12 aprile 2012, vecchissima. Chissà perché nei repository mettono dei rilasci così vecchi. Sì, il gioco è ancora in fase alfa, però come vedete è uno stadio già abbastanza buono comunque per un videogioco. Qua abbiamo distrutto il tizio. No, non ancora. Quanto cavolo ci mettete per distruggerlo? Forse ho bisogno delle macchine da guerra. Ma non so se sono già state implementate qua in questa alfa a sto punto. Scusatemi, ma mi dispiaceva non caricare un video, non ne avevo più altre a disposizione. E allora ho voluto registrare questo. Avrei bisogno forse di più case comunque. Perché di risorse ne ho parecchie. Dov'è Sparta? Sarà qua in mezzo. No, Sparta è più a sud, forse, qua è della zona di Megara. No, abbiamo finito anche quella zona, ma non c'è niente. Andate in qua. Tanto qua avrei bisogno di. Hanno finito tutto il grano, mannaggia la miseria. Uno. E 1-2. Succede? Hanno incontrato qualcuno? No. Siamo stati attaccati? No. Saranno ancora questi qua che combattono, quindi. Mannaggia la miseria. Questo è un accampamento nemico di fisso. Ah no, Gaia. Quindi vuol dire che non è di nessuno. Ma scusa, ma Sparta dov'è? Sono confuso, dire che ho fatto il liceo classico, quindi il Peloponneso dovrei avere un'idea generale di come è fatto. No, questa più che altro mi sembra la zona di Pilo. Costruiamo 5 di questi e li mando a fare uno di quelle costruzioni per le macchine da guerra. Sempre se ci sono. Se sono già abilitati in questa alfa. Ma dov'è Sparta? Ah, eccola, eccola, eccola.
Ma allora non avevo messo Corinto e Sparta, avrò messo Tebe e Sparta. Sappiatevi farvi valere. Voi costruite un... Questo forse. Credo. Ah, ma qua sono morti tutti. Ma che barba. Qua anche. Allora un sacco di popolazione. Possiamo fare 1, 2, 3, 4, 5. No, non mi basterà mai la popolazione, mi basta neanche per la metà di loro. Qua legna, come va? Ferro, va tutto bene, tutto alla grande. Bravi ragazzi, vi voglio bene. Costruite una casa. Che cibo ne abbiamo un po'? Dai, però, muovetevi. E tu cosa fai? Ah no, lui è un uomo inutile, lo mandiamo al massacro, sì, per forza. Anche loro. Andate tutti qua. Tutti a morire da eroi. No, ma scusa, allora potrei mandarli in realtà giù sotto qua. Da Sparta, così uccidono i tizi. E poi ci mandano le macchine d'assedio e siamo a posto. E la casa l'hanno finita? No. Vai, un'altra casa, subito. Qua. Anche se temo che quando arriveranno sarà già tutto finito. Vai, tutti là. Ok, perfetto. Questa. Due, anzi ne faccio. Qua sono morti i due che ho mandato. Ah no, perché l'attaccano da lontano, si vede. Non stanno ricevendo danno. Oh sì. No, quello era già ferito prima, ma ci metteranno 3 secoli se continuano di questo passo. Vediamo se mi ha... Ah, una l'ha finita, perfetto. Allora lo spediamo subito qua. Vediamo qua se stanno arrivando i miei soldati, sì. Ok, e gli altri ne ho spediti altri, arrivano? Sì, pian piano. Macchine da guerra però sono lentissime. Questo lo stanno uccidendo. Ehi, sono già tutti morti, perfetto. È tutta colpa delle donne.
Guarda, gli altri non si stanno neanche muovendo. Uccidete anche quella donna. Via contro di loro. Anche voi. Contro gli Ekdromos Atzenaikos. Anche poi Atzenaikos, questi sono gli spartani. Che tonti. Ah, perfetto, qua stanno facendo un buon lavoro. No, sta facendo un buon lavoro, l'altro non è ancora arrivato. Dai, uccidete quest'uomo. Ma ce la fate, dai, siete 12.000 milioni, miliardi. Un uomo che li sta tenendo tutti in pugno. Facciamo tre di questi tizi qua. Quanto occupa di popolazione? 3. Sono cari, eh. Ma forse riesco prima a distruggere, ecco appunto. Sconfitto il primo. Sicuri? Sì, non c'è più il confine. Quindi perfetto. Andiamo qua. Oh, finalmente l'hanno ucciso. Ce n'è voluto di tempo, eh. Anche tu. Non ritenerti esente da questo incarico. Devi andare a morire anche tu, come i tuoi compagni. Questi qua invece li mando in vacanza. Tipo qua. Perfetto. No, perché non andate? Qua. Non vogliono, allora andate qua. Ma... Che Kaiser? Non si vogliono muovere insieme? Ah sì che si vogliono muovere insieme. Se io vi dico là... Andate là, andate qua. Ci vanno. Sembra almeno, boh. Ah, me li ha uccisi già tutti. E le, che quelle cavolo di balliste, dove... Oh, no, miseria, sono ancora qua. No, non voglio... Mannaggia. Anche voi tre, tutti. Anche se probabilmente quando arriveranno là quelle tre sarà già tutto finito da un mo'. Va a finire che ce la fanno prima i soldati a distruggere sta roba di quando arrivano le baliste. Sono ancora a 12.000 milioni di chilometri. Dai! All'attacco! Ne hanno tolto un EK300 in 12 ore. Credo che questo video stia venendo abbastanza lungo. Ci metterò un'eternità per caricarlo. E per renderizzarlo. Però spero mi possa far scusare del fatto che non ho potuto caricare il video di Flare questa settimana. Sono simpatiche come si muovono, non hanno ruote né niente, sembra che fluttuino sull'aria. Sembrano, non lo so, degli enormi insetti che si muovono. Con le zanne, no, non lo so, le ali, no, le ali, come si chiamano le zampe? No. Le antenne, ecco, le antenne, la bocca. Delle ali, sono delle robe brutte, insomma. Meglio non averci a che fare. Cioè vi dico io, meglio di no, guardate, sono questioni delicate. Altri insetti, la mia armata di insetti. Insetti per Atene. Stai attaccando? Sì, bravo. Tu attacchi? Sì, bravo, attaccate.
Ora va un po' più veloce, mi pare. Perfetto, sì, gli tolgono tipo 200. Cioè tipo 100 per colpo. Adesso arrivano le altre tre. Sì, quella partita è stata parecchio noiosa. E non ho potuto farvi vedere neanche un granché. Sta prendendo fuoco, perfetto. È quasi distrutta, va a finire che è distrutta prima che ancora che arrivino loro. Dai, 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 puoi ancora farcela, tira il tuo colpo. Sfera il tuo attacco, insettino mio. Sì, l'ha colpito anche lui. Gli altri invece chissà dove sono finiti. Gli insetti, uno è qua. L'hanno anche distrutto. E l'altro insetto? Erano tre. Ho perso un insetto. Che fine ha fatto? Boh. Sono quattro qua. Fine, quindi, non mi dice neanche vittoria. Fine. Facciamo una foto di gruppo, dai, ragazzi. Gli insetti con gli altri qua davanti. Mettetevi in una formazione 12. Così. Perfetto, quindi per questo video è tutto, ciao a tutti! Se si può uscire, esci. Exit. Exit. Dov'è qua? Questo? Ciao a tutti!